Buonasera e ben ritrovati, nuovo appuntamento con il Salotto del Calcio, una nuova puntata dove parleremo ovviamente non soltanto di Fiorentina, visto che il campionato questa settimana è in pausa perché ci sono gli impegni della nazionale, anzi impegni che sono proprio in corso in questo momento, quindi noi andremo in diretta durante il match che si sta disputando a Budapest tra Ungheria ed Italia, di cui ovviamente vi daremo anche gli aggiornamenti nel corso della puntata. Ma gli avvenimenti comunque nella settimana non sono mancati, tra cui una premiazione importante dove siamo stati anche presenti per raccogliere alcune interviste che vi proporremo nel corso della puntata, così come le immagini appunto dei vari premiati, perché c'è stato appunto il premio Nereo Rocco, un premio importantissimo di cui vi abbiamo parlato anche in alcune puntate precedenti e che stasera approfondiremo ancora di più. Ma andiamo subito a dare il ben ritrovato ai nostri opinionisti in studio. Parto con Marco Mordini. Buonasera a tutti e bentrovati. Buonasera Marco. E allora, visto che stasera appunto parleremo approfonditamente del premio Nereo Rocco, abbiamo ospite ancora qui con noi Maurizio Romei. Buonasera a tutti. Buonasera Maurizio, intanto io ti faccio subito complimenti per la bella giornata, il bel pomeriggio di sport che poi si è prolungato anche ovviamente nel corso della serata, con tanti ospiti di cui parleremo più tardi. Poi stasera abbiamo un ospite particolare perché andremo un po' a esplorare il mondo anche della psicologia degli sportivi, perché è con noi Emanuele Prosperi, mental coach. Buonasera a tutti, grazie per il vostro invito, è un piacere. Bene, e tra l'altro approfondiremo anche l'aspetto proprio della psicologia nel mondo sportivo, perché c'è stato anche un convegno importante legato al mondo del calcio femminile, tanto caro al nostro Marco Mordini. Molto importante. Ecco, invece io ti voglio far avvicinare a questo mondo. Sì, voglio. Secondo me più appassionati di calcio femminile lo apprezzano un po' di più, sono invece coloro che vedo schierati di fronte a me, Paolo Loralamia. Buonasera. E Daniele Innocenti. Buonasera a tutti. Daniele anche, vedi, c'è una bella camicia sì, rosa. Sì, in tono un po' femminile. Per il femminile. A questa situazione. Comunque, per rendere onore alle donne. Di Marco è abbastanza facile, devo dire. Sì, credo, insomma, si rasenti proprio il livello zero. Poi invece abbiamo, come sempre, per occuparsi non solo degli aggiornamenti della partita in corso, che vi abbiamo detto seguiremo, ma anche per tutti i messaggi da casa e per un sondaggio particolare che abbiamo deciso proprio sul momento per far sì che i nostri telespettatori si possano esprimere con le loro opinioni. C'è Laura Fugelli. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Allora sì, noi seguiamo insieme Ungheria-Italia che al 13° minuto è ancora ferma sullo 0-0, però proviamo anche a lanciare un sondaggio sì. Tra i nostri ascoltatori, ai quali chiedo di inviarci un messaggio al 335-848-7509. Proviamo a lanciare questo sondaggio. Secondo voi il modulo proposto da Italiano nella sfida contro il Verona è stato fine a se stesso oppure lo riproporrà in futuro? Sì, se ne è parlato molto anche nel corso proprio di queste settimane, è un modulo che ha dato i suoi frutti. Vedremo cosa ne pensano i nostri telespettatori. Esatto. Poi ve lo chiedo anche qua in studio, certo. Non pensate di sfuggire. Certo. Tra l'altro... c'è una foto che gira anche, io ho visto Marco vicino, Italiano, forse è intervenuto, forse sì, è intervenuto, non so se la regia ce l'ha, però sì, ma io l'ho vista. La faremo avere, sì, sono io intervenuto a fare un colloquio sì. Privato con il mister, così, da lontano perché vedevo mi guardavano dirigenti un po'. Ti tenevano d'occhio. L'hanno chiamato subito, ti sai, siamo sott'occhio. Sì, sì. Iniziamo però parlando della nazionale, perché abbiamo assistito a una prestazione di livello un po' più alto, perlomeno sì. Di quelle ultime che avevamo visto contro l'Inghilterra, finalmente una vittoria importante, appunto una prestazione che ci fa comunque ben sperare, perché qualora dovesse arrivare la vittoria contro l'Ungheria questa sera a Budapest, l'Italia concluderebbe potrebbe ancora sperare nel primo posto nel girone. Quindi è sicuramente un risultato di cui tener di conto, anche se le difficoltà non mancano e ovviamente ancora tutti i problemi non sono risolti. Marco. Sì, no, è vero, stasera speriamo in una vittoria nostra, anche per rilanciare un attimino questa Italia, il nostro calcio che
è un po' in sofferenza, molto in sofferenza, perché insomma due mondiali di fila sono tanta roba. I problemi ci sono. Io ho visto una notizia proprio di oggi, quasi gol, quasi, ci è mancato poco. Una notizia di oggi dove la Federazione Italiana Calcio si sta un po' preoccupando, dopo aver sentito, ma non però da ora, da diversi anni, che le prime sette partite di campionato ci sono due stranieri su tre calciatori. E questo è molto preoccupante, sia per Mancini, sta facendo dei miracoli perché sta provando a cambiare mettendo dei giovani, Raspadori, Di Marco, poi i soliti, Giorginio, Barella, Scamacca, si spera con Immobile che non si è ripreso dall'infortunio, di provare a far funzionare qualcosa, ma è molto difficile secondo me ritrovare una squadra come ai vecchi tempi, l'ultimo mondiale, dove c'erano calciatori veramente di un'eccellenza disarmante, erano proprio grandissimi. Ora si fa fatica perché è un continuo prelevare ragazzi stranieri, dove la maggior parte sono, sì, una parte sono buoni, una parte sono tanti dei nostri ragazzi del 21, e i nostri giovani anche in primavera potrebbero veramente avvalersi di mettere campo, di mettere i piedi in un campo di Serie A. Però d'altra parte il calcio oggi è questo e bisogna sperare Mancini riesca veramente, secondo me, a fare miracoli, che non ci sono attaccanti. Secondo me comunque, Marco, si è vista in questo la differenza con l'Inghilterra, perché sì, è vero che abbiamo vinto, però nella formazione iniziale dell'Inghilterra c'era Foden, che è un 2003, c'era Bellingham, sì, che è un 2003, e quindi sono ora giovani, hanno neanche 20 anni. Certo. Da noi, coloro che hanno neanche 20 anni, le presenze che hanno già fatto questi due giocatori in Champions non le faranno neanche 5-6 anni. Sono anni e parliamo di questo problema, che i ragazzi giovani, quelli bravi, vanno messi in campo, gli altri li mettono e noi invece, ma anche perché c'è un po' di pregiudizio, ma abbiamo visto in questo inizio di stagione Raspadori in Champions ha fatto gol con i Rangers, certo. Scamacca nell'West Ham ha già fatto due gol in Conference League, quindi vuol dire se si dà fiducia via. Lo so, ma se si dà fiducia a questi ragazzi anche a alto livello, non è che facciano esattamente sempre delle brutte figure. È difficile ritrovare, secondo me, ritrovare campioni come Baggio, come Totti e come Di Piero. Chiesa comunque a 20 anni. Chiesa c'è. Chiesa è un pezzo mancante che può essere molto importante, però insomma, lo ritroveremo fra fine anno e gennaio, sperando almeno la forma eccellente, dovrà riprendere perché quasi un anno fermo e tanta roba. Però secondo me faremo fatica a rifare una squadra con questi tipo di calciatori. È cambiato il modo di giocare, il modo di mettersi in campo, però sarà molto, molto veloce. Però io vedo una mancanza, poi mi potrò anche sbagliare. Ma io credo che sia importante capire cosa vuole essere la nazionale per noi. Per questo paese, cos'è la nazionale per noi? Se la nazionale deve essere qualcosa che abbiamo nel sangue, tanto per tornare al 70, all'82, sì, al 2006, sentita, eccetera. È un discorso. Se poi la nazionale non interessa, non la sentiamo nostra, e voglio dire, è abbastanza nota la diatriba tra federazione e club. Infatti. E quindi finché c'è questo dissenso fra di loro, sicuramente la nazionale non ne beneficia, perché chiaramente non c'è un limite agli stranieri che poi vanno a occupare posti importanti nelle varie squadre. È quello. E quindi diventa anche difficile recepire giovani all'altezza della situazione, ma soprattutto giovani hanno esperienza internazionale, perché non ci sono nei club. È mancante esperienza internazionale. Quindi credo che la cosa primaria debba essere di capire cosa deve essere la nazionale per l'Italia, per noi. Maurizio, ma al di là di quello appunto che può essere il simbolo comunque della nazionale per l'Italia, che credo dovrebbe essere per tutti un orgoglio poter tifare la propria squadra, appunto la propria nazione ai mondiali, e già questo è un punto prioritario, però
credo la nazionale italiana ha avuto un ciclo importante, quindi si deve rinnovare in questa fase. In quello che abbiamo visto contro l'Inghilterra, tu trovi che ci sia del materiale per riportarla in alto o ancora? È una fase un po' di sperimentazione, anche dovuta alle necessità, no? Voglio dire, mancano una decina di calciatori, tra infortuni, tra impegni, eccetera, e sono rimasti a casa, per cui diciamo che è quasi una necessità. La nazionale sta giocando adesso, certo. Non ha molte scelte Mancini, un po' di fortuna, è un po' di sì, certamente. Ora ce n'ha pochissime. Però vedo, e anche da questa partita qui, dove l'unico risultato è la vittoria, vedo però che stiamo correndo, quindi c'è la voglia. Ma quando io dico il senso di appartenenza alla nazionale, significa che gli stessi calciatori, al di là dei padroni dei club, ma gli stessi calciatori dovrebbero desiderare la nazionale, porla al primo posto dei propri interessi, sì. Mentre invece non è così per molti. C'è il club, perché c'è la Coppa dei Campioni, perché c'è l'Europa League, se c'è un League, piccolo c'è il rischio degli infortuni, l'impegno. Io credo di non dire cose strane, no, no, ma è la verità. A volte vengono via dai ritiri perché ecco c'è perché la, sto la dicendo bisognerebbe riuscire a capire la settimana dopo cosa può essere la nazionale per noi. Purtroppo non è più come tanti anni fa. Ora, parlando di questo discorso del senso di appartenenza, di giocatori che dovrebbero desiderare di stare in nazionale, mi è venuto in mente un episodio che raccontò una volta Lippi, che in una delle sue prime convocazioni da CT chiamò Totti, che era infortunato, e la Roma gli disse: ma mister, sarebbe meglio che rimanesse a Roma. Invece lui disse: no, è importante che ci sia, perché è importante per il gruppo. E Totti rimase. Infatti. E volentieri, e si è visto quel gruppo lì dove sono personaggi importanti, rimangono nel gruppo, e anche se quel giorno lì non giochi, però crei un'atmosfera, una situazione, e gli altri poi gli dai una carica. I portieri erano tutti italiani, era la nostra scuola, difensori, attaccanti, non ce n'è nemmeno uno, c'è rimasto Scamacca, ragazzi, italiano davvero buono, che può giocare in nazionale. Poi c'è i laterali, la Spadori e tanti altri, ma il vero centravanti è mancante oggi, io non lo vedo. Però bisogna fare anche una considerazione. Io sto guardando l'Ungheria, okay? Che è prima del girone, che ha fatto bene anche agli europei. Sì, ha fatto bene agli europei. Io non ne conosco uno di loro. Quindi in teoria hanno dei giocatori, e oltretutto mi sembra che una squadra media, scarsa. Stanno attendendo. Neanche un granché, quindi sta ottenendo dei risultati buoni. Quindi ora la qualità è importante, perché comunque vedi Germania, che comunque sta facendo male. Lo sta facendo bene. Io non vedo un'Italia così scadente. Ci sono. Chi ha detto? Ci sono, nel senso anche dei giovani. Quello di far provare i giovani, sono d'accordo, perché comunque gli va dato fiducia, però secondo me abbiamo le qualità per poter veramente far bene, anche perché io vedo tutte le altre squadre e non noto, anche l'Inghilterra stessa ha delle grandi individualità, ma come squadra non è la squadra che comunque squadra prende e domina la partita. Quindi per me l'Italia può far bene. Ora è capitato di aver vinto l'Europeo un po' fortunatamente, insomma, e poi purtroppo siamo andati fuori le qualificazioni malamente. È stato più un fatto, secondo me, anche di situazioni sbagliate, secondo me, durante l'anno per la qualificazione. Sì, magari sì, pensando di passare. Pensando che c'è 20 anni fa, se giocavi contro l'Ungheria era 6-0. Però il calcio è cambiato. Allora, ora non vince più 6-0. Intanto i giocatori vanno a giocare all'estero, quindi acquisiscono mentalità diverse, modo di giocare, che diventa un gioco internazionale. Non è più il gioco ungherese, il gioco italiano, no, diventa un gioco globale, Daniele, e c'è poco da fare. Quindi tutti conoscono tutto, e già questa è una diversità, no, rispetto a 20 anni fa. E quindi anche la stessa Ungheria, io non so che giocatori ungheresi sono a giocare in campionati stranieri, non lo so sinceramente, ma ce ne sono tanti che vanno a giocare fuori dalla propria nazione, quindi anche il gioco è diventato globale come conoscenza, voglio dire. Sì, non c'è più sì. un gioco italiano, un gioco ungherese. No. È globale. Quindi il livello è chiaro che si è logicamente avvicinato. Ogni nazione, non c'è più la nazione, bisogna proprio andare a trovarla, quella che può prendere 6 gol. Sì.
difficile. Al momento, Laura, il risultato è ancora... È ancora sullo 0-0. C'è stato... L'Italia sta attaccando. Gulashi ha salvato un tiro su... Sulla riga, quasi. Esatto. Per ora... Ecco, per ora è sempre 0-0, però insomma siamo... Ci siamo andati vicino. Sì, sì, sì. Ma anche vicino, con Acerbi. Vicino. Ma vicino conta solo a bocce. Quindi niente. Non vale. Non vale. Diamo la linea alla pubblicità per qualche minuto, poi torniamo sempre al Salotto del Calcio per parlare di nazionale e molto altro ancora tra poco. Riprendiamo la nostra diretta, intanto ci sono delle novità direttamente da Budapest, Laura. Esatto, abbiamo segnato l'Italia 1-0, c'è stata una costruzione dal basso dell'Ungheria completamente sbagliata, infatti Raspadori ne ha approfittato e tutto solo ha segnato. Poi abbiamo sforato il secondo, mentre c'è una punizione adesso per l'Ungheria, ma no, niente da fare, abbiamo sforato il gol, il 2-0 con Di Lorenzo. Però quindi, abbiamo rischiato anche, infatti ora sta attaccando l'Ungheria, vediamo un po', prova. Insomma. Sì, è stata una pausa piuttosto movimentata. Hanno aspettato la pausa per dare vita alla partita. Il solito passaggino al portiere indietro, così. Però questa volta poi almeno è venuta di aver fatto questo a nostro favore, per fortuna. Daniele, tu hai detto, hai visto un'Italia comunque con dei valori, con delle qualità che possono comunque essere coltivate per poi migliorare anche i risultati. Però ora faccio una domanda, tipo un secchio un po', ma non è che magari queste partite così ravvicinate ai mondiali sono un po' falsate, perché comunque la preparazione per i mondiali richiede un'attenzione maggiore e quindi la Nation League viene un po' bistrattata? Allora, ti rispondo alla prima. Secondo me individualmente noi in Italia abbiamo dei giocatori molto validi, sia i più anziani ma anche i giovani, quindi penso che sia una nazionale una delle migliori. Poi tutto quello che è successo, ti ripeto, lascia un po' al caso, però possiamo far bene, più fiducia ai giovani, va bene, questo siamo d'accordo. Chiaro che i mondiali ti mettono in una situazione di giocare partite tutte le settimane, quindi sicuramente chi ha una rosa lunga sarà sicuramente migliore rispetto a fare riposare i giocatori. Non sono d'accordo con quello che fa l'italiano, che ne fa riposare 9-10 per partita, però un turnover sì, sicuramente va fatto. E anche quello secondo me è un punto interrogativo, difficile andare a capire come lavorare, perché le condizioni purtroppo sono talmente partite giocate in 2-3 giorni che tra infortuni e comunque squalifiche diventa veramente difficile. Ci vuole sì una grande organizzazione di società, ma anche un po' di fortuna secondo me, perché quei 2-3 giocatori, 4 che vanno a mondiali, tra parentesi, se tornano sani bene, ma se mettono una squadra gli torna 3-4 giocatori un po' azzoppati per un paio di mesi, è chiaro che le squadre vengano un attimino andare in difficoltà, perché sono giocatori importanti, quindi metto un po' tutto, ecco. Comunque sarà sicuramente un problema, sicuramente un problema da gestire, è chiaro. Chi ci rimetterà e chi no, chi un po' meno, chi un po' di più, però questo purtroppo fa parte del gioco e è così, c'è poco da fare. L'Italia continua ad attaccare, c'è un'altra azione interessante, però sprecano e quindi niente. Emanuele, più fiducia ai giovani, anche perché dal punto di vista, entro subito sul lato psicologico, dal punto di vista psicologico non è semplice comunque per un ragazzo giovane trovarsi a giocare in nazionale con così poca esperienza, magari con grandi nomi a fianco, con una squadra che lo supporta. E poi altra domanda, ero abituata a sentir parlare spesso anche mio papà delle partite della nazionale con il blocco Juventus, il blocco il grande Torino, che giocavano, no, con la nazionale, che quindi si trovavano un po' a memoria. Certo. Questo ora non esiste più, quindi cambia anche un po' il modo di rapportarsi con la nazionale. Allora, ti rispondo alla prima domanda. I giovani ora devono essere abituati, secondo me, fin dalla primavera a sopportare certi carichi emotivi, quindi si parla di gestione di stress, gestione
emozionale, perché poi quando vanno a debuttare in prima squadra, insomma, sappiamo tutti quanto Chiesa a livello mediatico nel debutto con la Fiorentina, figlio di, sicuramente ha avuto stress da parte di vista mentale, però credo che debbano essere già abituati. È una parte importante che si va ad allenare ogni giorno nell'atleta, quindi fin da, dall'età di 14 anni. Io addirittura ho ragazzini 14-15 anni dove, ahimè, purtroppo allenatore e genitori li stressano continuamente, quindi lì dobbiamo fare un altro tipo di lavoro. E la seconda cosa è riuscire a fare una squadra, che squadra e gruppo sono due cose completamente diverse. Squadra nel senso che c'è bisogno di trovare, come avevamo detto prima, certi valori per far sì che poi si identifichino nella nostra nazionale, per cui credo che i blocchi adesso siano molto difficili da ripetere, per cui è importante dargli un'identità, anche se è difficile. Mancini ha fatto questo a livello, quando abbiamo fatto l'Europeo, e l'ha fatto molto bene, ha lavorato non solo a livello tecnico, tattico, ma a livello mentale. Quindi è il CT comunque che poi deve amalgamare sì, tutti gli elementi e farli funzionare. Sicuramente insieme. Poi il suo staff, dal secondo allenatore, i collaboratori tecnici, il preparatore atletico, è un lavoro importante dove tutti devono remare dalla stessa parte per arrivare a un obiettivo. E anche la fortuna ha voluto questo, perché poi quando ci mettiamo a lavorare in un certo modo, con valori importanti, si arriva sempre all'obiettivo. Quindi, per collegarmi a quello che dice anche lui, un'altra cosa che manca alla nazionale, e per questo anzi dicevo, bisogna capire cosa la nazionale deve essere per noi, per l'Italia, manca il tempo di allenarli, che va contro gli interessi dei club. Io mi ricordo per il mondiale quanto Sacchi riuscì a ottenere. Fu uno dei primi e riuscì a ottenere, arrabbiandosi eccetera, di avere più tempo per allenare la nazionale, ma ne hanno poco di tempo, perché va contro gli interessi dei club e contro anche le partite che gli stessi club ravvicinate che hanno, e gli impegni che hanno, eccetera eccetera. E quindi il tempo per la nazionale c'è poco. Se pensi che prima le coppe che vinceva ce n'era una, esatto. Coppa dei Campioni, partivi già dai 32esimi, potevi essere buttato fuori anche lì. Ora ci sono i gironi, il gironcino, quello allargato, scendi giù, vai in Europa League, poi c'è la coppetta, quella della conference, messa per il settimo posto, poi c'è la nazionale, poi c'è le qualificazioni, poi c'è le amichevoli all'estero. Anche gli impegni della nazionale sono aumentati, le tante amichevoli, forse a volte inutili. Amichevoli inutili. E sempre per il soldo, perché all'estero ho letto, Marco, mi sembra giocatori argentini, hanno dichiarato, hanno chiesto di non giocare l'ultima partita, le ultime due partite per... Ora, ti immagini che il campionato potrà essere, esatto, quest'anno, messo su questa filosofia del mondo, non gli interessa l'ultima partita, non interessa del mondiale, poi come ritorneranno, come saranno, sarà un campionato un po' anomalo. Ma poi in generale tutti questi impegni hanno veramente ingolfato il calendario in modo assurdo. Io ricordo lo scorso anno, in occasione della prima pausa per le nazionali, i sudamericani tornarono nella notte tra venerdì e sabato e alcuni avevano la partita il sabato pomeriggio, Napoli-Juve, ricordo. Infatti tanti giocatori non la giocarono per quel motivo lì. E poi c'è da aggiungere un'altra cosa, i campionati li decidono le televisioni. Il problema grosso è quello, Maurizio. Le televisioni decidono se farti giocare a mezz'ora e mezzo, alle 18, alle 3. Oggi si gioca agli orari più impensabili. Non mettiamo la VAR, perché agli orari più impensabili abbiamo anche quella oggi. Quindi, ma lì così hanno limitato il lavoro anche di altri, perché lì viene venduto lo spogliatoio da una parte, l'altra televisione prende quello e passa il sottopasso, ma non è più normale una cosa del genere. E poi te non puoi fare più niente, perché loro pagano, non puoi fare assolutamente più niente. Che prima il giornalista andava addirittura quasi negli spogliatoi, andava in campo, no? Dovresti dare una libertà un po' a tutti di poter lavorare. Qui è a mezzogiorno e mezzo, alle 18, alle 20.45. Prima che le partite era una alle 20.45. Quindi è anche difficile il sabato, gestire il sabato una. Ma gestire un po' tutto, anche l'alimentazione. L'alimentazione, è vero.
Leggevo di Pavard, mi sembra il giocatore del Bayern Monaco, che anche lui ha sofferto, ahimè, di depressione, come Ilicic, ma poi subiscono un grande carico a livello emotivo, grosso, psicologico e fisico. Diventa un lavoro grosso, anche tutti questi impegni. Mentalmente è una cosa pazzesca, insomma, fra allenamenti e tutta la cosa mediatica che c'è dietro, diventa veramente un problema. Senza contare poi che sono uomini e quindi c'è chi ha una famiglia, chi ha dei bimbi. In più, Maurizio, c'è anche da considerare che forse prima anche il rapporto con i tifosi era un po' più separato nella quotidianità. Adesso, sì, con i social, comunque anche le offese, le parole pesanti, subito, le accuse arrivano immediatamente, quindi anche questo sicuramente è fonte di stress. Sicuramente incide. Guarda, io spezzo una lancia a favore di Emanuele, che sta facendo un lavoro che... Mi sto rendendo conto che nei ragazzi, parlo a livello dilettante, è fondamentale. Noi parlo di noi che alleniamo ragazzi, che comunque andiamo tutti i giorni negli spogliatoi, dove abbiamo un gruppo di 25 ragazzi che hanno 25 caratteri, comunque hanno 25 difficoltà, ognuno ha la sua, dalla famiglia a tutto il resto che gira d'intorno. E quello che fa Emanuele per me è il lavoro primario. Cioè, te, il momento in cui hai lavorato bene prima, diciamo, dell'allenamento, anche durante, ma soprattutto nello spogliatoio, e dopo, per me è più importante che nel campo, perché sì, veramente è una cosa fondamentale. La gestione dell'aspetto a cui accennava l'Alessio, ovvero il discorso dei social, che veramente stanno diventando, se utilizzati in modo negativo, un qualcosa di tossico. Cioè, ormai c'è un articolo, per esempio, su Immobile, che viene considerato da tutti l'attaccante scarso, l'attaccante che non deve andare in nazionale, e anche se si tratta di un articolo normale, magari, non lo so, la sua ragazza è incinta oppure ha raggiunto un particolare record, i commenti sono di insulti. Sì, sì, assolutamente. Io lo prenderei alla Fiorentina. Comunque. Sì, ne avremo bisogno. Anche perché, purtroppo, io lo devo dire, Marco, ho capito qual è il problema, il grosso problema, perché oggi ho sentito le parole dell'allenatore del Limassol, che ha detto: Cocorin è arrivato in condizione perfetta, farà tanti gol perché ha talento e qualità. Quindi, se noi continuiamo a mandare via i giocatori quando sono pronti, non otterremo risultati. Anzi, lo riprenderemo. Non beneficiamo dei frutti del lavoro. Sì, perché là gioca bene, poi quando viene ripreso, allora lo mettiamo giù. Perché non siamo stati pazienti, non abbiamo atteso, non abbiamo avuto la pazienza di aspettare Cocorin, che è calciatore della grossa fama. Però ancora possiamo aspettare, perché ci sono altri elementi da attendere, quindi di questi parleremo tra poco. Dicevamo che un grande lavoro ovviamente è quello che deve fare il mister, il CT della nazionale, ma anche tutti gli allenatori, e in particolare, visto che abbiamo detto in apertura c'è stata la premiazione del Nereo Rocco, giunto alla 43esima edizione, in questa edizione sono stati premiati sia Italiano che Pioli, e più tardi andremo a sentire anche le loro parole. Nella stessa occasione però direi di aprire andando ad ascoltare l'intervista che Marco ha raccolto quando ha parlato con Alfredo Trentalange, che è il presidente dell'AIA. Bellissima cornice del 42esimo premio Nereo Rocco, ci sono stati personaggi importanti con bellissimi riconoscimenti, uno è andato anche Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA. Sì, diciamo che più che ad Alfredo Trentalange è un premio che va all'Associazione Italiana Arbitri per gli sforzi che sta facendo di reclutamento, di formazione dei giovani, l'impegno che c'è nel doppio tesseramento. Oggi un ragazzino può sia arbitrare che giocare a pallone da 14 a 18 anni, e questo per noi è un motivo
motivo di grande soddisfazione, di crescita che crediamo di tutto un movimento, perché come diceva Don Milani, se il mio problema è il tuo problema, il mio è il tuo e lo condividiamo, è la politica con la P maiuscola, se no è l'avarizia. Ecco, noi non vogliamo essere avari, ci sentiamo parte di una comunità che è quella del mondo del calcio, vogliamo provare ad aprirci e vogliamo condividere le gioie e anche le difficoltà. Sappiamo che non possiamo parlare di altro, però ecco una cosa, ho visto nel suo curriculum che sta facendo le cose anche bellissime, anche extra calcio, la sua associazione di volontariato per le persone sicuramente un pochino deboli. Ma io credo che, senza parlare di cose specifiche, io credo che tutti quanti di noi abbiamo un punto accessibile al bene e dobbiamo usare il gioco del calcio per aprire dei canali di comunicazione. Questa sera ho visto che è stata premiata per esempio la nazionale cantanti, ecco, più che tante prediche contano le pratiche, no? Spesso mi capita, io sono credente e dico non chiederti chi è Dio, chiediti da che parte sta, ecco, stare dalla parte degli ultimi, di chi ha bisogno, credo che anche all'interno del mondo del calcio e ci sono esempi molto positivi, molto edificanti, vanno condivisi, vanno moltiplicati, perché certamente c'è chi, diciamo così, è più fortunato, ha più risorse e l'idea di condividerle con gli altri è sicuramente arricchente, ci fa uomini migliori, ma il mondo del calcio è sensibile a questo. Ecco, queste le immagini della premiazione di Alfredo Trentalange, si è soffermato nell'intervista anche nel parlare degli aspetti sociali un po' del calcio, che sono quelli sicuramente che devono riemergere ed essere tirati fuori e proposti ai giovani. Maurizio, visto che appunto tu sei l'ideatore, il promotore di tutto quello che riguarda il Nereo Rocco, un'edizione molto bella, tanti premiati che ovviamente sono stati presenti e hanno aggiunto valore ancora di più a quello che è l'albo d'oro con le loro firme. Ma direi ormai da anni, insomma, i premiati vengono a ritirare il premio, sinceramente. Grande merito io lo darei anche, anzi sicuramente lo darei al dottor Maurizio Francini, che è il direttore di Coverciano, perché di quattro personaggi, tre, se non c'era lui, non era facile portarli assolutamente. Quindi il sottoscritto non ce l'avrebbe fatta assolutamente. Quindi grande merito a dottor Francini. Il resto, vabbè, l'organizzazione è mia e quindi insomma penso sia andata abbastanza bene. Poi bastano questi personaggi per illuminare una serata, c'è bisogno di altre cose. E comunque c'è anche dei personaggi, diciamo, dei premi tra virgolette minori, ma importantissimo. Venni De Filippo, insomma, è un personaggio, signori, voglio dire. Tanto è bello al di là che è il patron del Bisonte Volley, ma sì, ha regalato uno stadio a Firenze, ed è un uomo che si è creato da solo, che ha creato un impero da solo, partendo da zero. C'è. Quindi, insomma, voglio dire, c'è dei valori anche in questo personaggio qua, insomma, ecco. Sì. Meno magari televisivo di altri, è vero. Ma sicuramente però, insomma, di un'importanza umana. Veramente è vero. Grande. Sì, quest'anno è stata premiata anche la nazionale cantanti. Era già stata premiata, io ricordo a Coverciano addirittura, un vent'anni fa, e c'era il capitano che era in quei tempi era in auge, Gianni Morandi, capitano nazionale, tant'è vero che io mi ricordo che si dovette fare un cordone umano perché c'erano le donne che lo volevano toccare in tutte le maniere e noi lì a reggere perché c'era verso, ma era in auge, voglio dire, Gianni Morandi 25 anni fa, era insomma un signor cantante e un personaggio. E quindi c'era già stata l'attenzione giusta anche della giuria verso la nazionale cantanti. Noi come Settimanale l'abbiamo voluta un po' riproporre, insomma, l'attenzione, perché ci sembrava più che meritevole, insomma, è gente che mette la propria immagine a servizio degli altri. Certo. Anche perché poi sono molti gli impegni nel corso dell'anno, quindi veramente sono persone che si spendono molto. Poi anche raccoglierli tutti, i cantanti, ognuno ha i suoi impegni, le sue serate, i suoi concerti, e quindi non credo sia una cosa facile, ecco.
però insomma fanno del bene, raccolgono denaro e lo lasciano ai più bisognosi, e questa non dobbiamo mai dimenticarci di queste persone e di queste cose che vengono fatte. Bene, tra poco andremo ad ascoltare anche le parole di Pioli e di Vincenzo Italiano, interviste raccolte appunto durante la premiazione del Nereo Rocco. Tra qualche minuto riprenderà anche il secondo tempo tra Ungheria e Italia, e poi anche i vostri messaggi, andremo a scoprire cosa ci avete scritto. A tra poco. Ancora non è ripartita la partita, scusate il gioco di parole, tra Ungheria e Italia. Stavamo commentando alcune scene un po' divertenti che ci sono state nel corso della partita, e vabbè, episodi che accadono e che l'arbitro però ha saputo gestire egregiamente. Insomma, abbiamo appena sentito le parole anche di un grande ex arbitro, quindi non abbiamo potuto fargli tante domande, perché, no, perché sappiamo che non si vogliono esporre, molto limitati, perché non si espongono mai, no, non si espongono mai. Eravamo addirittura, c'era anche Puccetti di Mediaset, siamo arrivati tutti insieme, ha bloccato la situazione, ha detto: "Date ragazzi, non posso parlare". Sono scappati tutti, sono rimasto io. Coraggioso. Abbiamo fatto queste due domande. Resistito. Perché anche loro ricevono pressione. Certo, pressione. Sì. Pressione. Da tutte le parti. Però siamo ugualmente riusciti a rubare una piccola intervista a Pioli, che ha parlato anche di Vincenzo Italiano. Allora andiamo subito ad ascoltarla. Siamo al 43esimo anno, sono passati tantissimi personaggi, famosi, non poteva mancare Stefano Pioli, vincitore dello scudetto con il Milan. E ho due parole su questo premio e anche su Maurizio Romei, che è quello che ha organizzato sempre tutto da tantissimi anni. Beh, sono molto felice e orgoglioso di ricevere questo premio, quindi ringrazio chi la giuria che mi ha permesso di essere qui, quindi è un premio molto, molto importante, chiaramente con nel ricordo di un grande allenatore del Milan, che ha fatto la storia del Milan, quindi ancora per questo motivo ancora più orgoglioso di ricevere questo premio. La Fiorentina che riceverà il premio di questo maggio emergente, due parole al consiglio italiano. Beh, che credo assolutamente un riconoscimento meritato, perché Italiano ha sempre fatto bene in qualsiasi categoria, in qualsiasi piazza, e oltre a ottenere ottimi risultati ha sempre fatto giocare bene le proprie squadre, quindi sicuramente è sulla strada giusta per avere una grande carriera. Ecco, attestato di stima per Vincenzo Italiano anche da parte di Pioli. Poteva dire qualcosa in più, perché i telespettatori potrebbero dire: "Ma come mai ha parlato solo di premio? Non è colpa mia", ma l'ha detta stampa, una donna. Non è la Sky, la tua televisione. Capito? Non è la Sky. Allora, però, si è dovuto limitare. Però ci hanno limitato completamente. Poi ormai ogni frase domande viene subito ripresa. Ho visto ora sui social che una pagina Instagram di tifosi del Milan ha ripreso la notizia e lui ha vinto questo premio, quindi basta magari una mezza parola che pensi non sia importante viene però diffuso. Qualcosa su anche Davide Astori, che era legatissimo, no? Lo sappiamo, sul Milan, sulla nazionale. Marco, ha parlato male due anni e mezzo. È chiaro che devo parlare. Volevo scusarmi. Sei stato due anni. Forse Pioli non lo sa, ma l'ha detta stampa, indagato. Te l'ha fatta ripagare. L'ha detta stampa, è parente di quel famoso ascoltatore. Sì, direi l'infermiere. Però insomma non ha detto altro. Ne risumeremo più qua, vediamo. Sì, poi nel corso della premiazione è stato anche riproposto l'intervista proprio di Pioli su Davide Astori, dove parlava ampiamente del
forte rapporto che aveva con il capitano Viola, e che ovviamente è rimasto nel suo cuore e nel cuore di tutti i tifosi Viola e non solo, di tutti gli amanti del calcio. Quindi queste le parole di Pioli, che era ovviamente onorato di ricevere il premio appunto per la sua annata calcistica sicuramente ricca di successi, un allenatore che effettivamente ha fatto quel lavoro che dicevamo prima, cioè ha saputo creare un gruppo che ha lavorato molto bene e rispetto di quelli che erano i pronostici ha portato a casa lo scudetto, quindi... Vero. Gli devi riconoscere. No, l'abbiamo sempre detto, no? Che ultimamente ha fatto un grande lavoro, ha aiutato moltissimo da due dirigenti, infatti volevo fargli la domanda, perché domanda la conferma dei Maldini e Massara, che hanno veramente fatto un grande Milan, un Milan che ha probabilmente a media di 24 anni e avrà un futuro come squadra, penso, per diversi anni, con degli innesti annuale con Ibrahimovic che ha dato. No, poi Maldini ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti recentemente al Festival dello Sport, ha detto che già a dicembre era convinto che il Milan potesse vincere lo scudetto, e a gennaio, quando la Juve ha preso preso Vlahovic e l'Inter ha preso Gosens, in teoria il Milan non aveva budget per il mercato, però in qualche modo è riuscito a trovarlo, però lui ha insistito sul gruppo che c'era, c'era bisogno di un innesto in difesa, ma hanno promosso Kalulu centrale, e secondo me con quella mossa hanno ancora dato ancora più forza al gruppo, che poi nel momento decisivo ha fatto la differenza. Poi regalato dall'Inter, perché l'Inter a Bologna ha perso in maniera scandalosa, però bisogna mettere atto che il Milan ha fatto un grande campionato, meritato. Ora, siccome i nostri telespettatori sono molto attenti, si saranno sicuramente accorti che prima delle interviste avete modo anche di conoscere un po' quelli che fanno parte della grande famiglia del Salotto del Calcio, e quindi anche tutti i nostri sponsor, visto che ci sono delle novità, perché si sono aggiunti alcuni amici che vogliamo salutare. Io faccio un salutino veloce. Certo. Allora, io vorrei salutare Sabrina e Giacomo del Fioraio di Prato, e poi Maurizio e Simone della macelleria Lo Scalco. Quindi tanti saluti, ovviamente loro sono lì che ci stanno seguendo, quindi li aspettiamo anche magari qualche volta per venire a trovarci. Possono venire. Sì, assolutamente. Intanto è ricominciata la partita. Davvero, è riniziata, si era conclusa con l'1-0 per l'Italia. E alla fine del primo tempo ci sono state un paio d'occasioni dell'Ungheria, una anche con una parata di Donnarumma, però ecco, siamo sempre sull'1-0. L'Italia sta attaccando, ha avuto diverse occasioni, era iniziata proprio da un paio di minuti. Quindi la grinta non manca. Non manca. Vediamo. Ci hanno anche scritto da casa. Ci hanno scritto, esatto, ci ha scritto un direttore sportivo, Alessio Bandinelli, che è d'accordo con Mister Innocenti di lanciare i giovani, di dargli fiducia, quindi di farli giocare, perché in Italia ci sono molti giovani validi e quindi i club stessi devono crederci. Devono crederci, sì, effettivamente è un po' quello che è il pensiero condiviso, però non viene messo in pratica. Come mai non è così? Guarda, io giro la domanda direttamente a Emanuele. Gnonto, che gioca nelle seconde squadre inglesi, e Sottil, che è l'unico che... Ma non riesco... Ecco, Mancini qui lo devo redarguire, perché no? Gnonto sta giocando punta, però. Sì, appunto. Non gioca esterno. Non lo so, ma io faccio per dire che abbiamo Gnonto, che è delle riserve del campionato della Premier, e Sottil, che è partito quest'anno alla grande, che salta l'uomo come Birilli. Giocano, si può dire, quasi nella stessa zona, o comunque ora lui sta un po' più centrale di Sottil, ma insomma le caratteristiche sono quelle, lo strappo, la velocità. Però fra lui e Gnonto ci vuole un grande dribbling, e non l'hanno nessun penso dubbio. Ma Emanuele, ci sono altri interessi. Se Mancini convoca Gnonto, che è quasi un perfetto sconosciuto, almeno lo era fino a poco tempo fa, e Sottil, che è un ragazzo comunque che sicuramente si è messo in mostra in questo
in questa fase iniziale. Grande parata! Oddio mio! La palla sul fondo. Grande parata, seconda Luma. Doppia parata. Due si parate. È riscattato, insomma, da degli erroracci del passato. E dicevi? Dicevo, Sottil, che comunque ha messo in evidenza grandi qualità nel corso di questa prima parte di campionato, ha fatto vedere comunque di saper giocare a calcio, di avere gamba, di avere velocità, di saper saltare l'uomo, però per diverso tempo gli sono stati preferiti altri giocatori e lo stesso Mancini ora sceglie di non convocarlo. Ora, senza voler malignare, ci possono essere delle ragioni per cui effettivamente un giocatore viene tenuto fuori da una rosa, magari un atteggiamento particolare, non so. Ma secondo me potrebbe essere una scelta, ora mi viene da dire tecnica, ma non lo so fino quanto, perché Sottil in questo momento per atteggiamento, per forza fisica, per tecnica, merita, per cui io credo che il ragazzo deve continuare a lavorare così come sta facendo e come... E vedo qualcuno che annuisce. Esatto, come ha detto Nicola, se non è oggi è domani, se domani è dopodomani arriva all'obiettivo sicuramente. Ci sono dei misteri a volte nel calcio, ieri, purtroppo è difficile spiegarlo. Io, ecco, proprio per dar spazio ai giovani, Sottil l'avrei convocato, come... Per esempio Bastoni, lo stesso Bastoni che ha difficoltà oggi nell'Inter da aver fatto un campionato strepitoso, ad oggi non viene nemmeno menzionato, oppure viene fischiato addirittura a San Siro. I giovani vanno fatti giocare, devono avere la fiducia, il coraggio gli allenatori di metterli in campo. Poi qui che prendi esperienza, assolutamente, che acquisti esperienza. Sai, secondo me, Emanuele, dal mio punto di vista, dico sempre la mia, secondo me uno come Ecco secondo gol dell'Italia Di Marco. Di Marco, 2-0 con Di Marco. Beh, tutti festeggiano bene, siamo 2-0. Felici, ecco, questo già io ho una teoria mia sui giovani, che è questa: uno si mette poco i giovani in risalto perché i club, quelli che devono vincere, devono avere giocatori che già hanno esperienza. Ecco, ci sono delle e possibilmente piazze esperienza internazionale. Poi devono vincere subito. Ci sono delle piazze dove ci si può permettere di schierare giovani, delle piazze dove non si può fare. Quindi è molto difficile che in club come la Juve, come l'Inter, il Milan, il Napoli stesso, cioè possano mettere giocatori giovani alle prime esperienze. Gente che fa la Coppa dei Campioni, l'Europa League e così via. Quindi è la prima cosa. E l'altra è chiaramente lo strapotere degli stranieri. È quello. Lo strapotere degli stranieri, cioè troppi stranieri, e quindi questo va chiaramente a scapito della nazionale, indubbiamente, ma anche dei nostri giovani, logicamente. Io ho visto, mi sembra, Salisburgo, Milan, 2004, 2005, 2003. Cioè l'allenatore era più giovane del capitano della sua stessa squadra. Quindi secondo me è proprio l'atteggiamento che dobbiamo cambiare e dobbiamo iniziare a lavorare dal basso, dalla scuola calcio. Dani, in te sì. Vabbè, siamo tutti d'accordo, qui non ci piove sopra. Chiaro, io mi riferivo un po' a Sottil, non lo conosco come persona, forse voi come lo conoscete più come carattere, io no, però da quello che dicono è un carattere difficile. Secondo me lui sta pagando un po' questo, perché ora sta facendo bene, quindi potrebbe anche avere... Secondo me sta pagando perché, ovviamente, essendo un carattere difficile, ha fatto, diciamo... ha creato delle situazioni anche, insomma, abbastanza negative negli anni passati, quindi ancora deve secondo me deve passare del tempo, deve far vedere secondo me ancora qualcosa, anche se sta facendo bene. Nel momento in cui, ha detto bene Emanuele, vedano che il ragazzo comunque ha messo la testa a posto e ha un determinato comportamento, secondo me gli daranno la possibilità. Atteggiamento più giusto quest'anno. Sì, però è da ora, capito Marco? Sì. Quindi secondo me un po' di tempo, perché però un talento va gestito. Uno come Mancini sa come
gestire, come sì, valorizzare, valorizzare un solito, talento che va gestito in una certa maniera. Di solito Marco quando mette esperienza la mette a una certa età, quindi naturalmente lui è forte, però sta pagando un po' dazio di questa situazione. Però ha detto bene Emanuele, secondo me nel giro di qualche anno, qualche mese, quello che sia, io credo che lui insomma possa venire un buon giocatore. Poi può anche darsi che banalmente Mancini non lo veda. Quanti giocatori nella storia del calcio italiano se magari... Se questo, allora bisogna intervenire direttamente su Mancini. Se questo, questo si è scatenato. Non è assolutamente possibile che non si accorga oppure non lo veda. Allora si dà un po' di diottrie, si mette un po' di occhiali tripli, perché non è, no, io sono convinto che la prossima convocazione, sono convinto che la prossima convocazione Riccardo. Comunque Donnarumma sta facendo più parate stasera. Sì, davvero. Tre consecutive, una ora. Sì, ma questa è una vittoria importante. Ungheria è diventata improvvisamente stratosferica. Stanno attendendo. Comunque qualcosa dobbiamo metterla. Si sta giocando, perché vedo velocità, vedo grinta. Grinta e velocità, sì. Bel tiro, ma veramente siamo sbilanciati in avanti. Siamo sbilanciati in avanti. Si è preso dei contropiedi. Invece si dovrebbe andare noi in contropiedi sul 2-0. Invece attendono loro, attendono un po' loro per ripartire. Come le squadre di Vincenzo Italiano, che abbiamo visto nell'ultimo periodo. Bella, è un super Donnarumma al momento. Per fortuna, insomma, se ci voleva. Quando parte, quando dice di imparare. Lo fa in modo egregio. Bene. Ok, allora andiamo ancora in pubblicità per qualche minuto. Noi continuiamo a seguire la partita e quindi vi aggiorneremo subito dopo la pubblicità. Mi raccomando, restate con noi. Bene, allora, risultato ancora fermo sul 2-0 per l'Italia e quindi noi possiamo andare ad ascoltare l'ultima delle interviste raccolte durante la premiazione del Nereo Rocco. Andiamo a scoprire insieme di chi si tratta. Il 42esimo anno e Maurizio Romei non poteva far mancare un grandissimo giornalista che è Matteo Marani, che ha preso questo bellissimo premio. Sì, intanto ringrazio ovviamente Maurizio Romei, ringrazio la giuria che mi ha scelto. È come si dice in questi casi, veramente un grande onore, anche perché è un albo d'oro ricco con grandissimi nomi di grandissimi colleghi che mi hanno preceduto, quindi è un piacere veramente molto grande. Una bella serata, molto contento ovviamente di condividere questa serata con Stefano Pioli, che è l'allenatore che stimo moltissimo, e Vincenzo Italiano, che è altro allenatore che stimo davvero molto, oltre al presidente Trentarange ed altri diciamo vincitori. Bellissima serata, ottima organizzazione, tra le mie cose c'è anche quella di scrivere, quindi ho scritto questo libro che è una storia insomma abbastanza ormai nota, che è quella che riguarda un allenatore importante del calcio italiano degli anni 30 e 40, purtroppo tragicamente morto ad Auschwitz con la sua famiglia. Penso che il racconto sia una grande possibilità che abbiamo per arrivare alle persone, perché poi c'è una grande richiesta di racconto, di storie, e lo sport è un vettore, mi vorrebbe dire un'autostrada perfetta per portare magari anche un racconto più ampio della storia, del sociale, dell'economia. L'Udinese può davvero essere una sorpresa del campionato. Sì. La seconda domanda sulla nazionale, che è molto grave, che sono già 8 anni, poi non andiamo a mondiali. Che cosa manca? Forse anche troppi stranieri e giovani nostri, che ne abbiamo tanti bravi anche nel 21. Allora, comincio con l'Udinese. Penso che l'Udinese sia già una sorpresa certificata di questa stagione. La domanda è dove può arrivare l'Udinese, cosa può fare. Io credo che possa fare ancora molto bene in questo campionato, perché è una rosa larga, una rosa di qualità, ha una società molto forte alle spalle,
strutturata benissimo, guidata ottimamente da Pierpaolo Marino e da Gino Pozzo. Ha un allenatore come Sottil che ha voglia di crescere, quindi anche ambizione, giusta e sana ambizione. Quindi io credo che l'Udinese, non so dove finirà, dove chiuderà, ma può fare cose importanti in questa annata. E sulla nazionale, sì, certamente la domanda è giustissima. Cioè, la nazionale ha un problema oggi di poco reperimento, perché abbiamo in alcune squadre, ricordavo poco fa Sky che mi hanno chiesto un collegamento, abbiamo alcune squadre con il 10% di italiani, che vuol dire un giocatore su 11, diventa difficile. La Fiorentina, squadra, sì. Io ho sempre detto nella mia trasmissione sull'otto del calcio che manca ancora quel gradino da fare, probabilmente anche, non so, osservatori diversi, riesco tipo Giuntoli del Napoli, riesce a trovare certi tipi di calciatori. Siamo sì nelle prime 7-8, però la Fiorentina manca un qualcosa ancora. Beh, intanto però diciamo che la Fiorentina è tornata nelle prime 7-8, questo mi sembra una notizia importante, sì. Perché era un po' di anni che non ci riusciva a rientrare in Europa, e quindi è un risultato, un traguardo che va comunque apprezzato, è importante. È chiaro che in questi anni le prime, diciamo, 6 squadre del campionato, 6-7 con l'Atalanta, sono sempre state un po' quelle. È chiaro che, come tutti i processi, questo è un processo in corso, ci sono delle cadute, ci possono essere delle partite sbagliate come Istanbul, però anche delle partite magari importanti di ripresa come col Verona, è stata una partita, una vittoria importante, sì, contro una squadra che è una buona, discreta squadra. Insomma, io sono fiducioso, poi ho stima, l'ho detto tante volte nel lavoro di italiano, quindi credo che possa fare bene. La mancanza dell'attaccante, perché per il momento mancano tutti e due, sia Cabral che Jovic, può essere un problema. È chiaro che quello è il punto, in questo momento è il punto, cioè la squadra a volte gira un po' larga perché non riesce a finalizzare, non trova l'uomo là dentro l'area. Jovic è stato un ottimo forte attaccante, non credo che si sia definitivamente perso. È chiaro che è arrivato un po', l'ha detto lui poi, sì, un po' in ritardo di condizione, tanto che non giocava, bisogna aspettarlo un po' e sperare che recuperi, insomma continua a tifare perché Jovic torni a essere un giocatore importante. Ecco, queste le parole di Marani. Marco, un piacere intervistarlo. Giornalista eccezionale, scrittore bravissimo, e qui in diretta io vorrei dare un input a Maurizio, perché il trio secondo me migliore che c'è in Italia ora, cioè, da Federico Buffa lo metto al primo posto, che è stato eccezionale, Marani che è eccezionale, ti manca Giorgio Porrà, perché Giorgio Porrà nel trio è bravissimo, perché fa l'uomo della domenica, che è eccezionale, è un bravissimo giornalista. Ma abbiamo avuto fior fiori di giornalisti. Sì, dai, il trio, dai, però per chiusura. Non solo della televisione, ma anche della carta, sì, stampata. Certo. Candido Cannavoni, accidenti. Hanno detto uno, ma ne potrei dire altri 10. Poi un altro molto bravo, che io stimo particolarmente, è Paolo Condò. Anche è venuto, mi sembra 4 anni fa. Sì, 4-5 anni fa. Manca Porrà. Porrà manca per concludere. Grandi giornali. Poi mi piace come si esprime, come parla. È un'idea. Lanciamo così, Maurizio prenderà questo. Ma Italo Cucci, dai. Io ho cominciato nel 2000. Gianni Minà non c'ero. Venuto insieme a Gianni Morandi. Ah, tu non nel c'eri. Nel 99. Fu premiato insieme a Gianni Morandi. Il primo anno sono venuto a Roma, era il 99 con Toddo. Te lo sei perso. C'è stato Mazzone. Insomma, dal 99 e 89. C'è sta Ormezzano. Altro giornalista, sì, insomma, ragazzi, della carta grandi stampata. Grandi personaggi, insomma, Maurizio ha organizzato 42 anni di grandissimi personaggi, e poi tutto il mondo calcistico, giornalistico e toscano e tutto nell'Eurocco corrono tutti. Voglio dire, poi l'organizzazione è veramente bella. Tosatti. Dai, stai percorrendo i grandi nomi che Pianello, guarda lì, c'è. Eccolo, vedi? Qui sì, cosa gli stavi dicendo? L'ho preso da una parte, perché i dirigenti erano laggiù in fondo. Gli dicevi qualcosa del modulo? Si sono accorti, sì, del modulo. Sì. Ma non se ne sono accorti, poi hanno mandato subito l'altro a recuperarlo. Sì, perché mi hanno visto, e fra l'altro lo conosco anche. Però è andato subito per portarlo via, perché sono sfuggiti dalle sue grinfie. Ma occhio, perché Barone, se domenica la Fiorentina perde, Barone no. È vero. No,
non l'ho intervistato. Intanto per nel... il momento non ci siamo con Barone, con no, Ferrari, no, no, per il momento. Niente, nessuna intervista. Aspettiamo tempi migliori, sì, quando sì, la Fiorentina sì, avrà raccolto qualche punticino in più, che speriamo arrivi presto, anche perché insomma c'è da far fronte anche un po' a quelli che sono gli infortunati che devono rientrare per i prossimi impegni a partire dalla partita contro l'Atalanta. Però l'ho visto sicuramente più rilassato, probabilmente ha ascoltato delle cose. Forse sì, sì. Forse. Gli hai dato vediamo un'iniezione di fiducia. Sì, sì, vediamo da domenica. Vedremo l'effetto Mordini. Quindi, bravo, effetto Mordini. Speriamo bene, effetto Mordini. Controlliamo ancora il risultato per sicurezza. Ancora 0-2. Sì, sì, ancora per l'Italia 0-2. Ci sono delle spettacolari parate di Donnarumma stasera. Direi che una partita caratterizzata proprio da questo. L'attacco dell'Italia è delle parate molto, molto belle. Però c'è da dire che quando uno dei migliori in campo è il portiere, tanto bene, vuol dire che non stiamo giocando. Vabbè, per fortuna che c'è Gigione Donnarumma che ci salva. Allora andiamo, passiamo da un evento all'altro, visto che stasera abbiamo qui anche un mental coach, perché c'è stata un'iniziativa importante del comune di Scandicci e dell'ordine degli psicologi della Toscana, che hanno portato avanti un'iniziativa molto bella, il convegno per vincere domani, organizzato dall'istituto comprensivo di Spinelli di Scandicci con la collaborazione del settore giovanile scolastico della FIGC Toscana settore giovanile scolastico e delle USD Casellina, una palestra per la crescita personale e sociale delle bambine e delle ragazze, è il sottotitolo che introduce al senso e al significato del progetto Psicologia e Sport Calcio a 5 femminile, capito Marco? Sì, ah, quindi sì, adesso so, parliamo di questo aspetto, perché sabato il 24 c'è stata questa iniziativa femminile importante. E appunto è stata sottolineata tutto l'impegno che viene portato avanti da il signor Emanuele Bartolozzi, che è psicologo, ex docente, direttore sportivo del settore femminile dell'USD Casellina, e poi anche Eleonora Ceccarelli, psicologa, consigliere dell'Ordine degli Psicologi della Toscana e coordinatrice del gruppo di lavoro Psicologia e Sport dell'Ordine. Intanto stiamo vedendo alcune immagini proprio del convegno. Sul palco si sono alternati diversi relatori, tutti hanno portato un importante contributo a una riflessione sul calcio e il futsal al femminile. In particolare ricordiamo Cristina Bartoletti, rappresentanza della dirigente di Istituto Leandra Negro, e l'assessore allo sport del comune di Scandicci, Ivana Palomba, che tra l'altro ha colto l'occasione anche per condividere l'impegno per una particolare attenzione al settore femminile nei diversi sport. Poi è intervenuta la psicologa Sara Binazzi e ancora Alessandro Armani, che ha tracciato anche la sintesi storica della società casellina, sottolineandone proprio la vocazione legata all'inclusione e al sostegno del percorso di crescita delle giovani generazioni e l'impegno verso il settore femminile. Federica Zolfanelli, medico, componente di diverse commissioni sulle pari opportunità, ha portato poi l'attenzione della platea su dati ed elementi significativi inerenti alle diversità di genere e la lunga strada ancora da percorrere. Le linee guida del Ministero della Pubblica Istruzione poi sono state ricordate appunto nel corso dell'evento, e Emanuele Bartolozzi ha proprio sottolineato l'importanza di portare avanti negli anni il progetto Psicologia e Sport Calcio a 5 femminile, utilizzando il calcio come metafora della vita per favorire l'empowerment delle potenzialità e lo sviluppo della personalità delle bambine e delle ragazze, che non è una cosa semplice scegliere di fare questo sport per una ragazza, per una bambina che si avvicina proprio al mondo del calcio. Emanuele, ti chiedo subito un intervento su questo, perché ora si vedono molte bambine che scelgono di giocare a calcio, altre che vorrebbero, ma hanno timore di essere magari prese in giro dalle compagne, perché ancora non viene vissuto proprio il calcio come uno sport al femminile. Invece, ecco, le piccole calciatrici sono ben accette e si deve puntare anche su di loro. Io credo che il problema nasca dal considerare il calcio femminile paragonato a quello maschile, quando in realtà forse si devono vedere altri aspetti. Certo, in maniera diversa. Io ho due calciatrici della Ternana, sono giovani, vengono dal Sassuolo,
quindi in prestito, e mi spiegavano un pochino la loro carriera, la fatica che hanno fatto per arrivare, perché al calcio femminile giocavano con i maschietti, quindi anche un po' una visione, no? La bambina che giocava con i maschi vista in modo diverso. Per cui devo dirti che sono molto mentalizzate, molto forti, hanno un focus rispetto... Un anno sopra. Esatto. Però hanno un focus diverso, una concentrazione diversa, vogliono arrivare, per cui tolgono le distrazioni, mettiamola così, sono un pochino più mentalizzate sotto questo aspetto. Ed è importante far capire quanto sia importante lo sport e praticarlo nella maniera giusta, anche se una ragazzina vuol far calcio, dobbiamo togliere certi dogmi che sono ormai passati. È chiaro che ancora forse il settore femminile sotto l'aspetto della tecnica deve migliorare, deve trovare una sua realtà, però le ragazze che si avvicinano a questo sport ci mettono tutto l'impegno e lo prendono come uno sport a tutti gli effetti su cui puntare. Assolutamente, giusto, che abbiano la possibilità. Già il professionismo, insomma, del calcio femminile è importante, hanno dato forma a un movimento che all'estero è noto, insomma, in Francia, Germania, Spagna, in America, in Canada, per cui è importante valorizzare sotto questo aspetto. Sì, infatti anche nel corso del convegno poi le bambine e le ragazze hanno avuto modo proprio di intervenire, è stato forse il momento più bello perché hanno portato in evidenza il fatto di applicare anche tutto quello che è poi la teoria che sta intorno a quella che è la loro preparazione, di portarla sul campo e poi nella realtà della vita di tutti i giorni. Quindi assolutamente, è un aspetto da non trascurare. Assolutamente sì, anche perché il calcio è la metafora della vita, come diceva il relatore. Perché? Perché si cade, si rialza, è un'esperienza, dobbiamo sbagliare, dobbiamo migliorare, anzi a volte io dico sempre sbaglia spesso, sbaglia in modo più grande, perché abbiamo un modo di tra gli sbagli far sì che tu abbia compreso il tuo errore per poter far meglio, è quello, quindi più si sbaglia meglio è. Poi anche il calcio, così come anche altri sport, possono essere un tramite importante per superare anche quelle che sono delle difficoltà della crescita. Anche su questo aspetto il convegno ha puntato molto, perché si sa, poi nella fase dello sviluppo le ragazze soprattutto vanno incontro a cambiamenti importanti, quindi l'aspetto sportivo è fondamentale perché fa comprendere e fa capire quanto non ci deve essere un dislivello. È chiaro, c'è un dislivello di forze in campo tra uomini e donne, però oggi è importante affrontarlo in modo diverso, in modo più consapevole. Certo. Per cui incominciamo a togliere, ripeto, dei dogmi che ci appartengono, a un'apertura mentale, e far sì che il calcio femminile, il futsal, sia il calcio a 11, sia importante e venga promosso anche all'interno delle scuole. Bene, magari poi in futuro avremo anche il piacere di ospitare qualche rappresentanza delle squadre al femminile per far conoscere anche meglio questa realtà e per convincere Marco Mordini a guardare una partita intera, perché lui ancora è un po' restio, perché continua a confrontarle con le partite dei maschietti e non si è abituato a vedere. Non vincerete, vedremo. Guarda che invece io sono sicura che piano piano ti farò apprezzare. Sì, ho visto molti scettici anche nel nuoto sincronizzato al maschile. E poi piano piano sta prendendo campo. Ma niente, con Marco non ce la facciamo. Non lo convinciamo. Ne riparliamo tra poco quando torniamo anche del lavoro appunto del mental coach, che abbiamo sottolineato nelle parti precedenti essere davvero fondamentale a tutti i livelli. Ne riparliamo veramente tra pochissimo, pochi minuti, e poi saremo di nuovo qui al Salotto del Calcio. Andiamo anche a fare il punto su quello che era il sondaggio lanciato ad inizio puntata. Anzi, aspetta Laura, prima di dirci cosa hanno scritto, io voglio chiedere, faccio una carrellata veloce qui in studio, perché sennò poi prendono spunto, capito? È vero. Marco, secondo te riproporrà questo modulo, tu che ci hai parlato, ora dovresti sapere. Io credo che lo riproporrà, perché ha dato i suoi frutti, anche se Verona non ha giocato benissimo. Però a noi non ci interessa, l'abbiamo surclassati, però abbiamo visto un miglioramento con questo nuovo modulo
Poi credo che qualcosa cambia, perché o cambierà di sicuro anche in futuro, che il solito gioco che abbiamo fatto da un anno a questa parte, hanno poi imparato il giochino, facendo così, abbiamo giocato diversamente, qualche novità, con qualcosa più che viene da lontano, c'è stato un po' più di freschezza nel gioco e credo che lo continui a fare. Maurizio, sei d'accordo? Ma non posso esprimermi, ti dico la verità, perché ero a vedere la prima squadra e quindi della Fiorentina ho visto solo gli highlights e basta, quindi non posso dare un giudizio, sinceramente. Non ti esponi, non ti esponi. No, no. Emanuele? Gli allenatori sono, sotto questo aspetto, a volte scaramantici, per cui io credo che riproponga lo stesso modulo, pronto a cambiare in caso di, però credo che riproponga il modulo di Verona. Paolo? Sì, anch'io penso che riproporrà lo stesso modulo, anche perché insomma ha trovato delle certezze con questo nuovo schieramento e siccome c'è da affrontare una delle avversarie più ostiche in questo momento, ovvero l'Atalanta, penso che riparta proprio da quelle certezze. E Daniele? Secondo me cambierà tutto invece. Ecco. Cambierà tutto perché è un'altra squadra, non è il Verona. E poi più che modulo, che mi sembrava uguale comunque il modulo, ha spostato solamente un centrocampista più avanti per dare un po' di supporto. Cambierà sicuramente la punta davanti, perché qua a me, pur facendo bene, però non è una punta, lo puoi adattare, però secondo me non è che tutto l'anno puoi giocare con me davanti. Mamma mia. Ecco, allora, dopo aver ascoltato le opinioni di coloro che sono qui in studio, andiamo a scoprire cosa ci hanno scritto da casa, perché stasera non abbiamo le percentuali, non abbiamo esatto, lanciato su Instagram, però abbiamo fatto un po' di calcoli. Sì, ci sono pareri contrastanti e diciamo che probabilmente vince che riproporrà lo stesso modulo, ok? Infatti anche in studio. Esatto. Allora, per esempio, Andrea ci dice: io spero proprio che riproponga lo stesso modulo, ne sono convinto. C'è invece chi ci dice che è una scelta dovuta alla necessità e quindi è contrario. C'è chi anche invece dice: ora come ora, qualunque modulo funziona poco perché sono un po' tutti fuori forma. Quindi soliti ottimisti, l'ottimismo è. Oppure appunto Paolo che ci dice dipenderà dagli infortuni e invece Luca che dice Kwame sarà la nostra arma vincente. Poi c'è un messaggio: il Mordini avrà proposto quarta davanti alla difesa. Ah, ecco, vedi. Perché l'abbiamo scoperto, no? Perché l'abbiamo scoperto noi. Ora, noi mi sembra un po' eccessivo, questa proposta, vabbè. C'è qualcuno che ha tirato fuori questa situazione. Gli hai detto questo? No, no. Non ce lo puoi svelare. No. Questo è un segreto. Lo scopriremo. Questo però, piano, ci ha dato un accenno. Piano. Un accenno, poi vediamo poi in futuro. Chissà. Di sicuro di Riccardo gli ha dato l'input. Ecco. Sì. Comunque mi sembra di capire che anche da casa sono d'accordo sul fatto che questo modulo può essere, questo approccio diciamo così, alla partita può essere riproposto perché ha convinto quantomeno più di quello visto fino a questo momento. Sicuramente c'è da dire che le due figure stabili, piantonate di Cabrale e Jovic in questo momento non ci stanno aiutando. Non aiutano neanche interviste come quella che ha rilasciato, e mi dispiace dirlo, Batistuta, che io sarei ben lieta di trovare in società, però con queste affermazioni la vedo difficile insomma farsi accettare, perché esordire criticando il mercato della Fiorentina, non ci sono gli uomini giusti, ha detto proprio Jovic non ha il senso del gol, cioè, mi sembra un'accusa pesante. Quello detto dal grande Bati potrebbe anche, però non credo sia stata molto ben vista, no, come infatti sconcerti ha risposto, se avete visto gli sconcerti. Abbiamo dato 8 mesi al Cabral, diamogliene almeno 5 a Jovic, però insomma volevo dire, se no anche perché l'abbiamo preso, che fai ora? Ho capito che non sta bene, è quasi gratis, però comunque viene da Real Madrid, da una scuola. E infatti il preoccupante è questo, la fiducia. Allora, qui si torna allo stesso discorso che dicevamo prima dei giovani.
se noi non diamo fiducia e già lo eliminiamo a prescindere, è chiaro che anche è un ragazzo. Abbiamo bisogno di qualcuno che segna. Deve essere motivato, altrimenti. E poi io ripeto sempre la stessa cosa: non possiamo far giocare una volta uno e una volta un altro. Devi scegliere il centravanti e fidarti. Certo. Farlo giocare 3, 4, 5, 6 partite, poi non fa gol, benissimo. Ma se poi, tutte le volte me lo ci levi, sta benissimo che gli serva chiaro. Solamente un gol per sbloccarsi, perché tante volte viene detto questo giocatore non sta bene fisicamente, poi magari segna dopo tanto e la testa credo che il rigore è sbagliato con la Juve magari no, ma poi te lo dice Emanuele che sì. È uno che lavora sulla testa dei giocatori. Faccio una partita da 5, sbaglio un calcio di rigore, la domenica dopo non gioco. Cioè, è una cosa che non è sicuramente una punizione, no. Ma i ragazzi è normale. È devastante. Che non ha la possibilità. Lo leva, lo metti, quindi, lo metti, diventa poi. Diamogli fiducia. Ti viene la non fiducia, no? Non hai fiducia e vai giù di morale, e quando vieni messo in campo poi non il secondo tempo, sì, o 20 minuti poi, dalla fine non puoi reggere, non trovi mai il ritmo, perché allenarti non serve se non finalizzi poi la domenica, certo. Quindi non trovi neanche i ritmi, poi se veramente il giocatore non ne vale, dopo 6-7 giornate lo poi, vedi. Mi viene in mente l'esempio di Radu, che fece quell'errore sul cross di Mandragora, venne difeso pubblicamente dalla società e poi è rimasto titolare e ha fatto anche delle belle partite. Per me, al di là di Batistuta, che ha detto una sua opinione da attaccante, qual è stato, però è necessario dar fiducia, come diceva Daniele, a un attaccante, per cui è come il portiere, gioca quello, gioca l'altro. Facciamogli fare 5, 6, 7 partite, diamogli fiducia, facciamolo sbagliare, certo. E sosteniamolo, e poi dopo vediamo. Così mi sembra un po' deleterio. Ecco, il mental coach in queste situazioni interviene sull'allenatore o sul giocatore? Si interviene sul calciatore quando si ha modo di lavorare sul calciatore. Però magari farebbe bene anche l'allenatore ha una gestione dello stress, no? Assolutamente, però in quel caso lì, ecco, come si diceva poc'anzi, ha sbagliato un calcio di rigore importante con la Fiorentina. Mentalmente può darsi, 2 anni e mezzo e non ha giocato a Madrid, ha pensato di non essere più in grado, di non essere più Jovic, che quando l'ha preso il Real Madrid, insomma, l'ha pagato tantissimi soldi e ha fatto molto molto bene. Ma anche sui rigori, io ecco, non sono d'accordo. Mi sembra l'abbia rilasciata lui in intervista. Li batte chi se la sente. No, non va bene. Io, scusatemi, ma secondo me una squadra ci deve essere 3 rigoristi. Certo. 3 rigoristi. Certo, d'accordo. Un primo, un secondo e un terzo. Se il primo se la sente va a battere il secondo, ma se no lo batti il primo e basta. No, chi se la sente in quel momento. No, prima uno poi l'altro. Può succedere un disastro. No, allora lui in questo momento secondo me c'è. E sono 3 che devono battere in allenamento i rigori. Ma anche il fatto emotivo, quello non lo puoi creare, però questi li battano di continuo. Non dire chi se la sente. Insomma, no, sai, lui ha delle credenze in questo momento che lo stanno limitando, lo stanno bloccando, quindi bisogna andare a capire effettivamente cosa lo blocca e perché, e quindi poi andiamo a lavorare sulle sue emozioni, la gestione delle emozioni in campo, perché ogni tanto non è facile giocare al Franchi quando magari tocchi palla, ti fischiano, quindi deve iniziare a cambiare lui l'atteggiamento e allora poi comincia a ottenere i risultati. Però non è semplice neanche, è vero che l'alternanza non fa bene, però anche per chi è in panchina e vede l'altro che gioca e sbaglia continuamente, dice perché non posso entrare io? Quindi... Esatto, sono 2 cose diverse, simili ma diverse. È necessario, ripeto, avere un atteggiamento positivo e propositivo anche quando le cose non vanno. E quindi di conseguenza allenarsi sempre al massimo, farsi trovare pronto. L'allenamento è diverso dall'emozione, dall'emotività della partita. Per cui... Cabral deve lavorare con intensità massima, lì bisogna allenare la mente affinché sia portato a un livello emotivo pronto per la partita. Per farsi trovare pronto. No, Cabral deve andare via. Ora, però, questo è il supporto emotivo di cui parlavamo. No? Però Dani, cioè, in quel momento, se per caso Cabral è davanti al telefono,
teleschermo in questo momento avrà un'iniezione grande di fiducia rispetto a Jovic. Cioè, se tu dovessi lavorare con Cabral, porti le cassette del salotto del calcio, si proviamo a dimostrare. È una motivazione in più per proporre Cabral titolare. Proviamo, dai, facciamo una prova. Facciamo l'ultimo mese. Tentativo, non lo so. Intanto ci stiamo avvicinando al termine della partita, Laura. Sì, ci sono 4 minuti di recupero e c'è stata un'altra occasione dell'Italia con Di Marco, mi sembra. Sì. È vero, ecco. E se finisce così, insomma, l'Italia dovrebbe vero, poi per carità, ma dovrebbe passare alla fase. Sì, alla fase successiva, perché ha 11 punti, quindi in testa. Esatto, in testa. Bene. Invece per quanto riguarda la partita contro l'Atalanta, che è il prossimo impegno della Fiorentina, un impegno sicuramente ostico, poi andremo proprio sul finale a ricontrollare il risultato, un impegno sicuramente ostico, speriamo che questa sosta abbia un po' rinfrancato la viola e invece abbia un po' messo il freno all'Atalanta, che stava facendo molto bene e che in questo momento è in testa alla classifica insieme a Napoli. No, difficile, una partita difficilissima, non è l'Atalanta dell'anno scorso, l'abbiamo visto, l'Atalanta ha ripreso il suo cammino, sarà veramente difficile, poi basta vedere dov'è insieme. L'anno scorso siamo stati la sua bestia, noi. Sì, infatti. Io penso l'attaccherà a tutto campo, gli farà pressing. Di sicuro, perché se lasciamo noi, se noi attendiamo la cosa Atalanta, la può mettere in difficoltà. È la fine. Comunque è un'Atalanta diversa anche come idea di gioco rispetto agli ultimi anni, mi sembra più compatta e meno spregiudicata, sì. Probabilmente perché con l'anno scorso si è chiuso un po' una prima parte di ciclo gasperiniano e quindi per ritrovare determinate certezze ora è un po' più accorta, ma l'ha detto anche Gasperini dopo la sfida con la Roma, che per rimanere lì in alto deve giocare in modo più offensivo, però insomma piano piano ritornerà l'autostima e anche difficile. Un po' di spregiudicatezza. Anche il fatto di c'è stato l'addio di Ilicic con l'Atalanta, quindi questo lungo amore che poi è terminato, purtroppo, perché sappiamo che Ilicic ha avuto numerosi problemi di salute legati a fattori psicologici, però anche il fatto di avere un giocatore che in un momento è disponibile, poi non lo è, insomma, io credo che non abbia fatto molto bene all'Atalanta, Emanuele. Sì, assolutamente, poi secondo me è difficile gestire in quel momento un campione come Ilicic, che ha avuto purtroppo dei problemi di depressione, come sappiamo tutti, per cui però all'interno dello spogliatoio credo che i giocatori stessi, i ragazzi stessi, è venuta fuori l'umanità, i valori, come dicevamo prima, e di conseguenza poi hanno fatto cerchio quadrato, hanno aiutato il mister nella gestione del ragazzo. Un momento difficile. Allora, mentre aspettiamo la conclusione della partita tra Ungheria e Italia, andiamo a vedere anche a chi va il premio settimanale, sigla e parola a Marco Mordini e poi torniamo sul risultato. Allora, per il premio settimanale, i top della settimana, io partirei subito con Giacomo Raspadori, perché oltre ad aver fatto gli ultimi 2 gol decisivi sia con Napoli che con la Nazionale, anche contro l'Inghilterra, questo è un ragazzo di 22 anni, di sicuro futuro e valore, ed è veramente bravo. Che un plauso a Giacomo Raspadori. Ha segnato anche stasera. Appunto, sì, che voglio dire, è un grande. Allora, poi io lo manderei anche a Mancini, perché Mancini con il materiale che ha fino ad oggi, che è ancora
non è completo, sta facendo veramente un miracolo e poi si migliorerà sicuramente più qua col tempo, però dalla botta che abbiamo avuto di non andare ai mondiali si è ripreso bene, che è un plauso al nostro CT della nazionale. Non per ultimo, ma Roger Federer, che dobbiamo veramente menzionare, perché questo è un grandissimo campione. Se andiamo a ricordare quello che ha vinto i principali, 6 Australian Open, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon e 5 US Open, qui siamo di fronte a un tennista di un valore unico, oltre che anche più di umiltà, perché è una bravissima persona, non lo conosco, ma si vede quello che fa, quello che ha fatto e come si pone in campo, perché perdiamo un grande tennista di non vederlo più in campo, però insomma il suo valore poi lo vedremo sempre, rimarrà sempre nel mondo del tennis, la sua grandezza dalla foto che abbiamo visto in precedenza, sì. Cioè quando il tuo più grande rivale si commuove per il tuo addio, certo, vuol dire sì. Che sei andato proprio al di là. Bellissimo, bellissimo. Sì. E poi per finire, sì. Perché ce lo voglio mettere, non perché è qui, io questa settimana premerei anche Maurizio Romeo, sì. Perché va messo in tutto, per quello che ha fatto fino ad oggi, cioè è il fondatore della Settignanese, sono 52 anni. Che c'è questa società, tutto il lavoro svolto da Maurizio, ormai lo conosco da più di 20 anni, con tutte queste cose, dalla società al premio El Rocco. Ricordiamo 6.000 partite ha raggiunto da allenatore, che è un grande record, che riesce poi... Non è riconosciuto però da dirigente, fondatore. Maurizio ha tirato con sé poi tutto il resto che del lavoro che c'è dietro, con un bellissimo centro sportivo, c'è tutto. Poi il Diavolo Camp, e noi siamo stati i primi a venire a intervistare il primo Diavolo Camp della stagione, di diversi anni fa c'era Landucci addirittura. C'era Landucci. È vero, Landucci. E davvero un plauso a Maurizio per tutto quello che ha fatto e sta facendo, che continuerà a fare. Perché c'è stato un momento che Rocco volevi, invece no, proseguire in continuazione. Beh, si va avanti, dai. Andiamo avanti. Davvero. Bene, allora, visto che abbiamo concluso proprio con i top, concludiamo anche con, intanto sto andando in onda l'intervista di Mancini, ma con il risultato finale tra Ungheria e Italia. Laura? Sì, vince l'Italia 2-0, meritata, quindi passa il turno alle final. E tra l'altro una curiosità, che è entrato Mazzocchi, che è il primo calciatore della Salernitana a debuttare in nazionale. Mancini ha coraggio. Mancini, questo ciuffettino, sì. Se lo fa apposta al pennello, disegnato. Il pennellino, sì, no, c'è questo ciuffetto tutto perfetto. È un po' provato, si vede un po'. Però speriamo che con questi successi, insomma, l'Italia possa ripartire verso un futuro migliore rispetto a quello, insomma, che ci è stato destinato in questi ultimi mondiali. Insomma, preferiamo non ricordare. Io vi ricordo invece l'appuntamento lunedì prossimo, sempre su TVL con il Salotto del Calcio, e ringrazio tutti coloro che sono stati con me questa sera, a partire da voi telespettatori che ci avete seguito da casa, e poi a Marco Mordini. Buonasera a tutti. Maurizio Romei. Grazie. Emanuele Prosperi. Grazie, buonasera a tutti. Paolo Lalamia. Buonasera a tutti. Daniele Innocenti. Salve, buonasera. E Laura Puggelli. Ciao, buonasera a tutti, grazie. Appuntamento alla prossima settimana, mi raccomando, ci vediamo tra 7 giorni qui su TVL. Buon proseguimento di serata.